sono qui per farvi un bel video haul. So che vi piacciono tanto e anche a me piacciono tanto, purtroppo per il mio portafogli, ma sono stata in un negozio che amo alla follia, ossia Tiger, come potete vedere dal sacchetto stupendo. Cioè, guardate ragazzi che meraviglia che è questo sacchetto. Da questa parte c'è tipo una casa disegnata con tutti dei personaggi un po' particolari alle finestre, guardate che bello. E dall'altra parte ci sono queste due manine con, credo sia un gioco quello che si vede, non lo so ragazzi. Comunque ci sono stata stamattina, era un bel po' che non andavo, tipo credo più di un mese, perché è un bel po' che non carico video, insomma che non faccio video su Tiger, proprio perché non ci stavo andando, no? Però mi servivano delle cose sia a me che a Guido, soprattutto per la casa, e allora ci siamo andati. Allora vi faccio vedere quello che ho preso. La prima cosa che ho preso, che mi ha attratta subito lì all'ingresso, è un righello. È questo righello qua in legno che da una parte ha i centimetri, dall'altra ha un'altra misurazione, beh comunque è 30 centimetri, è in legno, molto molto leggero e mi è piaciuto tantissimo perché qui sotto, vedete, ci sono anche delle date importanti della storia, soprattutto filosofica, cioè non so, per esempio da questa parte c'è Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Denis Diderot, Immanuel Kant, e ci sono sotto le date di nascita e di morte, e va avanti anche da questa parte, sono diverse, non so, Sigmund Freud, sono stupende, cioè sapete che io amo la filosofia, quindi guardate Aristotele, questo vi può servire, insomma, se andate ancora a scuola e... e insomma volete avere anche una tavola filosofica, secondo me è una bellissima idea. E questo righello credo di averlo pagato 1 euro, righello legno, sì, 1 euro, cioè ragazzi wow. Un'altra cosa di cancelleria che ho preso super super carina e veramente quando l'ho vista mi ha fatto impazzire sono questi tre, sembrano dei rossetti, vedete, guardate che carino il packaging. Questo è giallo, questo è verde e questo è rosso, ma sono delle gomme da cancellare. Adesso non li apro ancora perché ho da finire altre gomme. Comunque sapete che io sono patita di cancelleria e quando le ho viste, insomma, le ho prese subito perché erano troppo, troppo carine. Sono 3 gomme e costavano 2 euro. Sì, non è proprio pochissimo, però considerate che sono 3. E poi vi farò sapere se cancellano bene oppure se qualcuna di voi le ha già prese e le ha già provate, me lo scriva sotto. Molto carina come idea. Un'altra cosa che ho preso che mi è piaciuta veramente tanto sono questi scotch, questi wash tape per decorare l'agenda. Ce ne sono 3, sono stile pizzo, fanno l'effetto un po' pizzato. Questo qui è rosa, questo qui è viola e questo qui è rosso. Non so, li ho trovati carinissimi. C'è scritto 3 per 1 metro, quindi sono 1 metro ciascuno. Ovviamente io le userò per decorare la mia Filofax oppure la smemoranda. E questi li ho pagati 3 euro. Mi ricordo tutti i prezzi, ragazzi, perché ci sono appena stata e quindi è fresco fresco questo acquisto. E sono carinissimi, c'erano anche di altri colori, quindi se vi interessano, insomma, li trovate ancora, andateveli a prendere se vi piacciono. Passiamo ora alle cose per la casa che sono la maggior parte del mio acquisto. Allora, ho preso questa mela rosa che praticamente è uno strumento che serve per tagliare la mela in fettine uguali. Io non l'avevo mai, insomma, non l'avevo mai provato. L'ho visto simile all'IKEA, però non era così carino, cioè non era quella mela. E poi mi è piaciuto tantissimo il colore, c'era anche in altri colori, ovviamente l'ho preso fucsia. Credo che si metta, si posizioni la mela qui sotto, poi premendo dovrebbe insomma dividersi in 8 pezzettini uguali. E ragazzi, vi farò sapere se funziona. Questo qui, tagliamela si chiama, 2 euro, quindi veramente poco. E non si può mettere in lavastoviglie, c'è scritto qui dietro, peccato. Poi finalmente ho trovato dei barattoli molto molto carini, molto interessanti. Tanto le cose che prendete di ceramica o comunque di vetro ve le mettono sempre tutte imballate bene nella carta. Il primo barattolo che ho preso per la cucina è questo qua,
È un semplicissimo barattolo di vetro con il coperchio in alluminio ed è bellissima la fantasia perché ha fondo rosa con questi pois bianchi. Io ce l'ho uguale, identico, però verde acqua con i pois bianchi. E lo sto usando per tenere della pasta perché almeno noi preferiamo la pasta soprattutto d'estate, ma è meglio tutto l'anno, insomma, tenerla dentro i barattoli di vetro in modo che così non attiri quegli insetti tipo quelle farfalline da cibo. E quindi l'ho preso per quello. E questo qui veniva solamente 2 euro. Ragazzi, ditemi se non è super carino. Poi, della stessa serie, ne ho preso un altro più grande. Questo è ancora più bello. E guardate, ragazzi, ha questa forma circolare. Tutta, insomma, non so come descrivervela. Bellissima, particolarissima. Il coperchio credo che sia grande uguale. Sì, è proprio lo stesso. È la stessa identica fantasia, però questo costava 3 euro, credo proprio per la forma. E comunque credo che sia anche più capiente, perché essendo più bombato ci sta sicuramente più roba. Anche questo, anche in questo ci metterò o il riso o la pasta. E li stiamo collezionando praticamente io e Guido, e ne abbiamo già diversi in cucina. Ogni volta che ne trovo con delle fantasie nuove, insomma, li prendo. E quindi 2 euro e 3 euro. Poi un'altra cosa che ho preso, questa super particolare, non l'avevo mai vista da Tiger, è questo, ragazze. Questo è della collezione quella tutta fragolosa che è uscita da poco, e è un portachiavi con questa scatolina che servirebbe per portare le pillole o comunque delle medicine o se volete anche delle caramelle. Io l'ho trovato carinissimo, questo è un portachiavi, l'ho trovato un'idea carinissima e credo che ci metterò le medicine perché un'ipocondriaca come me ha bisogno di portarsi dietro qualche farmaco. Non prendete esempio, ragazzi. Comunque lo potete prendere per le caramelle, ce n'erano diverse fantasie, ce n'era anche uno con i baffi, uno con il punto di domanda, un altro rosso con scritto stop, però a me ha attratto questo e l'ho pagato 2 euro. Poi ho voluto provare queste cicche, questi chewing gum, che non avevo visto le altre volte. Io li ho presi alla frutta, tutti i frutti, c'è scritto che sono senza zucchero. E li ho pagate solamente 1 euro, quindi anche queste poi le vedrete eventualmente nei top e flop e vi farò sapere se secondo me sono valide. Poi, sempre di cibo, ho comprato queste caramelline qua alla violetta, che sono la liquirizia che sa di violetta. Poi ne ho preso anche un altro pacchettino che ho da qualche parte, credo nella borsetta. Quelle alla liquirizia e cacao, che sono buonissime, ma le ho già mangiate metà mentre tornavo in tram e sono sicuramente nella borsa, ma insomma non voglio fermare il video, quindi ragazzi, 2 pacchetti 1 euro. Poi ho preso una cosa prettamente invernale o autunnale, ho preso questa meraviglia, questi mini marshmallow. Guardate che carini che sono, sono tantissimi perché sono 200 grammi e sono tutti piccolini, no? E questi sono perfetti secondo me dentro la cioccolata calda d'autunno, ma anche da mangiare così, e non ho saputo resistere, ragazzi, li ho dovuti prendere. Infine, l'ultima cosa che ho comprato è un infusore, non che ne avessi bisogno perché ne ho già altri 2, però era troppo carino, ragazzi. Questo infusore qua, adesso vediamo. Aspettate che ve lo apro così lo vedete anche meglio. Beh, questo infusore qui, guardate che carino che è. Allora, qui c'è insomma la parte dove inserire il tè o comunque l'infuso. E poi c'è questo ciondolino carinissimo, io l'ho scelto rosso. C'era anche nero con questa teiera. Guardate che carina. Quindi voi lo mettete nella tazza e lasciate pendere fuori questa bellissima teglierina. E questo veniva 3 euro, che non è pochissimo per un infusore, però è molto carino. Niente, ragazzi, questi sono stati tutti i miei acquisti da Tiger. Se anche voi amate questo negozio, scrivetemi sotto, insomma, che cosa avete comprato. Se avete qualche cosa da consigliarmi,
o comunque scrivetemi che cosa vi è piaciuto di quello che ho acquistato. Io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video.